Un barbiere incensurato residente in Sardegna, in provincia di Sassari. I carabinieri della compagnia di Alghero lo hanno arrestato ieri sera con l'accusa di essere il terzo componente della banda che a inizio marzo a Como ha rapinato una stazione di servizio in città in via del Dos e una gioielleria in via Adamo del Pero nel centro del capoluogo. I militari dell'arma di Como avevano già individuato e arrestato i primi due responsabili del colpo in gioielleria, ai quali ora è stata contestata anche la rapina al benzinaio. L'indagine è coordinata dai carabinieri del nucleo investigativo di Como, che hanno poi collaborato con i colleghi sardi per l'arresto del terzo bandito. I tre malviventi hanno colpito nella gioielleria Palazzo del Pero e poi al distributore di benzina IP di via del Dos, sempre a Como. I carabinieri avevano arrestato in flagranza di reato, dopo il colpo in gioielleria, un quarantenne italiano residente a Como, già segnalato per precedenti colpi. Nei giorni successivi, gli stessi militari dell'arma del nucleo investigativo di Como avevano fermato anche un 34enne turco residente in città, bloccato in un bar a Ponte Chiasso mentre cercava di vendere un anello del valore di 5.000 euro rubato nella gioielleria di via Adamo del Pero. Il terzo componente della banda, secondo l'accusa, è un 41enne italiano residente a Lainate, nel Milanese, e domiciliato in Sardegna, dove fa il barbiere. L'uomo avrebbe partecipato alla rapina al distributore di benzina. I malviventi avevano immobilizzato e legato un dipendente ed esploso poi un colpo di pistola per spaventare lo stesso benzinaio, che dopo essersi liberato dai legacci aveva provato a inseguire i banditi. Il bottino era stato di 12.000 euro. Il 41enne è in carcere a Sassari. Le indagini dei carabinieri di Como proseguono per verificare l'eventuale responsabilità dei tre in altri colpi messi a segno a Como e provincia nelle settimane precedenti.